Perché ti serve un secondo passaporto ai tempi del coronavirus? Chi si è trovato in questo periodo all'estero, mentre si diffondeva in tutto il mondo questo maledetto virus, si è accorto che essere italiani non era più un vantaggio. I migliori passaporti al mondo sono Giappone al primo posto, Singapore al secondo posto, Corea del Sud e Germania al terzo posto, Finlandia e Italia al quarto posto. Quindi l'Italia è il paese che dal punto di vista del passaporto, cioè di accesso agli altri paesi, è appunto uno dei paesi più potenti al mondo, molto più degli Stati Uniti o della Gran Bretagna. Però abbiamo visto che con questo coronavirus, per una serie di causalità, essere italiani non era più conveniente. Tutti i paesi al mondo hanno chiuso le frontiere agli italiani. Molti hanno chiuso le frontiere a coloro che venivano dall'Italia, altri a coloro che venivano dalle zone rosse del focolaio della Lombardia, ma altri apertamente agli italiani, come il Madagascar, per esempio. Invece altri paesi che ufficialmente chiudevano le frontiere a coloro che venivano dall'Italia, non agli italiani, di fatto poi hanno riservato un trattamento speciale proprio agli italiani, anche se non venivano dall'Italia. Insomma, se eri italiano eri radioattivo praticamente. E potevi dimostrare di avere un visto, di aver già un visto, di provenire da un altro paese. Di fronte al fatto che eri italiano, non sentivano ragioni. Eri radioattivo. Ora, di fronte a questa situazione, avere un passaporto, un secondo passaporto di un'altra cittadinanza, non sarebbe stato così sconveniente. Avere un passaporto brasiliano, paraguaiano, oppure di Antigua, oppure maltese o cipriota, avrebbe aiutato parecchio gli italiani a spostarsi. Attenzione, col tempo abbiamo visto che il coronavirus ha praticamente occupato tutti i paesi e quindi diventava difficile per qualsiasi straniero spostarsi. Ma se eri italiano, ricevevi un trattamento particolarmente, diciamo, sconveniente, spiacevole. Quindi, fino ad ora noi non abbiamo mai fatto troppa pressione sul secondo passaporto. Abbiamo fatto alcuni video, alcuni articoli sul secondo passaporto perché era conveniente farlo, ma un passaporto italiano era talmente conveniente, talmente potente, che obiettivamente non ci abbiamo mai fatto non ci abbiamo mai fatto troppa pubblicità al fatto di avere un secondo passaporto. Per gli americani vale la pena, ma per gli italiani no. E invece in questo caso abbiamo ripreso in mano questa cosa e abbiamo cominciato a premere di più sul secondo passaporto. Quando questa crisi finirà, la prima cosa che devi fare è prenderti un secondo passaporto, perché altrimenti sei bloccato, se capita di nuovo, sei bloccato in Italia. Quante possibilità ci sono che la prossima pandemia, che il prossimo disastro mondiale siano proprio gli italiani ad essere, diciamo, sfavoriti? Probabilmente non molte. Però vuoi affidarti al caso? Io non intendo affidarmi al caso. La prima cosa da fare appena finisce questo coronavirus è trovarti un paese dove sia relativamente semplice, relativamente poco costoso prenderti un passaporto e prendertelo senza pensarci su due volte. In questo modo hai un secondo passaporto e puoi viaggiare liberamente. Hai più scelte, molto semplicemente. Ci sono diverse possibilità per prendere un secondo passaporto. Si può prendere un secondo passaporto per investimento e quindi poi il più economico è quello di Antigua che costa 100.000 dollari, Santa Lucia, oppure ci sono passaporti di qualità eccezionale come quello di Dubai o quello di Gibilterra o di Santa Lucia anche, che ti permettono di accedere a un sacco di paesi tra cui la Russia, la Cina, che invece il passaporto italiano non ti permette di fare. Oppure puoi prendere un passaporto per naturalizzazione, puoi vivere per un certo periodo di tempo in un paese, puoi sposarti per accelerare i tempi e quindi diventare cittadino di quel paese.
I più interessanti sono secondo me quelli sudamericani, anche perché i sudamericani, molti paesi sudamericani sono molto più garantisti per i propri cittadini, nel senso che per esempio quello brasiliano impedisce ad un naturalizzato brasiliano di essere estradato. Ok? Quindi ci sono una serie di vantaggi. Ora non voglio entrare nel dettaglio, però insomma trovati un secondo passaporto di un paese relativamente semplice, puoi scegliere se passare del tempo in quel paese o fare un investimento e prenderti appunto il secondo passaporto e quindi avere più possibilità, più libertà di movimento quando succedono crisi di questo tipo.